Ma che cazzo, vai, un bel 9? Così? Beh, non è 9, ma comunque un 8! Che 8 skip! Ha detto 8 skip? Lì lo schifettino di nuovo! Use... Ah, un nuovo codice? Effettivamente porterà... Porta un 8 pazzesco! Allora, ecco la intro. Posso dire qualcosa di contenutistico per la intro? Posso dire che dico per la intro? Niente, non dico niente. Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi 79esimo episodio della reazione alle vostre lip. E noi partiamo. E quindi iniziamo subito con... Ok, beh, un gol subito. Mancano solamente 12 secondi. Quindi in così poco tempo abbiamo Jigsams. Attenzione con Mortis. Va, si muove, accelera, corre, li supera tutti. Riesce anche a tirare in tempo e a far gol. Bello pulito. Vediamo anche... No, peccato, volevo vedere il seguito. Procediamo ora con... una cassettina molto... Ah beh, niente. Non so precisamente quella. Senza skip. Non so bene dove, come, quando e perché. Ma doppio skippettino luminoso. C'è Squeak. Quindi il prossimo. Ma basta, sto GG sempre mentre registro. Due mitici, molto molto bene. E ma quante coppe aveva? Perché mi sa che aveva tipo 500 coppe o qualcosa del genere. Fammi un po' vedere. Sì, vediamo la schermata. Torna indietro. Torna indietro. Torna indietro. Comunque di coppe, infatti, ne aveva 651, ha messo il nome con l'emoji. Ma questa è una reference a uno dei miei ultimi video. Nuovo nome fortunato, mettere delle emoji. Prossima clip, abbiamo Bebe Marmotta con Jackie. Beh, diciamo che qua la situazione inizia a essere un po' complicata. C'è lo showdown, c'è un po' di teaming house. Ovviamente sappiamo che nelle showdown, soprattutto a coppe un po' più alte, è così. E dunque, come andrà mai a finire la questione? Anche se, cioè, nel senso... Sì, tu mi fai così, mi fai così, mi fai cosa. Per carità, sono tutti appiccicati e non saprei veramente che dire. Veramente bellissima place con il contraccolpo, li ha distrutti. Prossima clip abbiamo Polpetta che lui in modo tranquillo e spensierato, come diceva dalla scritta, si ferma. In effetti possiamo dire che la tranquillità e la spensieratezza si è proprio visto in questo momento. Molto bello, GG. Prossima clip abbiamo, allora, siamo qua nel pass. Stagione 5, me che cassa, vai, un bel 9? Così? Beh, non è 9, ma comunque un 8! Che comunque è buono. Triplo schippettino con... Giusto, giù, un altro. Giusto, giusto. E infine un altro ancora. Vabbè, almeno semino per staccare. Non si butta, ovviamente, per carità. Ma c'era anche una cassettina enorme che non apre. Prossima clip abbiamo Jix Viz con Leon. Almeno credo sia la sua. Usa il clone. Rimbalzi incredibili. Per ora stiamo vedendo dei rimbalzini veramente pazzeschi. Prossima clip. Ha detto 8 skip. Lì lo skippettino di nuovo. Giusto gadget. Ancora altro gadget. E poi un brawler come prima. Semino magari. Quasi, oh, comunque un mitico. Proprio... perfezione. C'è anche la reazione, ma... Perfetto. Procediamo con Darkino con 8 bit. Vabbè, in effetti poi da solo contro 3 se riesce ad evitare il gol. Parata pazzesca, molto bene. Vuoi sorprenderci con un gol? No, peccato. Prossima clip siamo con Jix Chiodino. Combo, duo showdown. Ovviamente, perché le duo solo lì sono. Vediamo, sono rimaste... Ah, da solo... Da solo contro demonio, il demonio, mamma mia, 13 power up contro 4. È anche vero che la vita è quello che è, solamente 5 di vita. È anche vero che però, attenzione, gadget usato al momento giusto, mamma mia, slalomization incredibile. E vince, GG. Ciao Raxor, prima di iniziare il video... Sì, però quindi... Giusto, sponsorizziamo, iniziamo, perfetto. Se trovi due leggendari ti sponsorizzo, mettiamola così. C'è il doppio schippettino luminoso, ma... Star Power, ecco, diciamo che non è molto contenuto. Però è comunque un leggendario Star Power. Beh sì, in effetti si potrebbe dire che in un certo modo. Ma l'audio com'è qua? Fammi sentire. Perfetto, molto contenutistico. Procediamo con Pollo Fritto. Vabbè, classico rimbalzino, però ha rimbalzato prima da sopra. No, direttamente da sotto. Beh, spot classico che bisogna sempre vedere. Prossima clip abbiamo Giugiu. Che è... Beh, dice... bello. Gadget usato al momento giusto, nel posto giusto. Ma riguardiamo perché... Lui già sapeva che l'avrebbe tirata a destra. E salva il gol dalla sconfitta, tra l'altro, così. GG, però non sappiamo com'è finita dopo. Peccato. Prossima clip abbiamo Sollillo, ho visto. Doppia registrazione. Non ha trovato niente. 9 skip.
I'm sorry. Che... Ah, vabbè. In effetti, vedi, non ha trovato niente nelle altre perché nell'ultima doveva compensare, no? Mamma mia, timpani. Beh, GG, non ce la faccio più. Procediamo con Navkaran. Siamo nelle duo. Beh, sono quelli messi meglio con i power-up. Beh, sì, in effetti. Se vai a suicidarti per prenderti anche gli altri, potrebbe essere un po' pericolosa come cosa. Attenzione, si trova in mezzo a tutti. Riesci un po' a slalomizzare un po'. No, mamma mia, Matrix, spostati proprio in mezzo a tutti, a tutta. Vabbè, muore per tornare al suo compagno in tempo. GG. Prossima clip. Abbiamo Janji. Ah, mega cassa gratuita. Qua siamo nel periodo della Golden Week. Giustamente shakeriamo un po', che è un nuovo rituale, ragazzi. Perché ovviamente dopo la shakerata magari anche qualche saltellino lo mettiamo. Lo mettiamo pure. Per forza qualcosa di succederei. Addirittura un 9 io, però non vorrei azzardare, quindi dico un 7. Per forza, cioè minimo con tutti questi saltellini. Infatti, cioè, era palese, ragazzi. Shake più saltellini era abbastanza ovvio. Ma cosa ci saranno in questi 7 skip? Ma Sette skip. Sì, bro. Non dirmi doppio gadget. Doppio skip. Gadget, no. Ti prego un brawler. Jack. Ah. Procediamo con Yadaboom. Bombardino. Alla ulti. Prevedo robe incredibili. Vedi che si ferma. Si è fermato. Cosa vuoi fare? Sì, bro, prendi bene la mira. L'altro. Mi sa che qua vedi la tara. Fatto il rimbalzino al momento giusto. Tra l'altro, perché è stato rotto anche il pezzo di muro proprio al momento giusto. Veramente giocata di squadra eccellente. Prossima clip. Siamo. È appena finita. Ah, la championship. Mi sa che ha perso. Però la sconfitta sappiamo che molto spesso è assai quali di content. Non so se era la championship o una sfida diversa. Ma attenzione, mega casse stellari a 3000. Può prendere solo quelle due. Ovviamente con un saltellino abbiamo un 7. Grazie a quel saltellino, ovviamente. Abbiamo già un. Perché c'è la cosa di 8 bit? Ah, vabbè, comunque, diciamo che c'è un po' di editing avanzato. Ah, addirittura abbiamo Energetic con questi effetti incredibili. E poi abbiamo anche, credo, il corvo con questi effetti pazzeschi, bro. Insegnami a editare in questo modo, bellissimo. E la madonna, si vede così? Ma neanche si vedono i brawl. Qualità veramente pazzesca. Prossima clip abbiamo Jix Forti. Allora, contro Bob. Lui ha 6 power up mentre il nostro amico non ne ha. Fa baitare tutte le bombe. Momentaneamente ci sta, però attenzione che qua potremmo avere dei problemi tecnici. Per il momento no, recupera la vita, fa benissimo. Non riesce a recuperarla completamente. Vai, è il tuo momento. Boom, boom, boom. Bella la palletta e l'ha distrutto con la palletta. E GG. Prossima clip abbiamo Andre, che va a prendere la mega cassa stellare con 6 schippettini senza fare saltellini. Oh mio Dio. Vediamo un po'. Schippettino luminoso. E ci darà ben un gadget. Giusto, giusto, giusto. Molto bene. Però non è finita qua, perché ce ne sono ancora due. E in quelle due, ah beh, vedi, qua sappiamo già che troverà il colonnello. Perché come sappiamo tutti, quando c'è questo bug che non fixeranno mai sulle skin nuove, dovrebbe trovare o il colonnello adesso nella... Vedi, qua c'è un gadget, ma poi dopo c'è il colonnello. Ma la cosa è, nella cassa del colonnello non è che magari ci sarà anche un 7? C'è un 7, quindi sicuro è il colonnello. Beh, però 3 casse, 4 schippettini luminosi non è male. Ma vediamo un po'. Ok, colonnello. L'altro è la bellezza di uno Spike. Oh, sì, bro. Queste sono le clip che piacciono a noi. Veramente molto, molto buono. Prossima clip abbiamo il bombardino che si trova da solo ad affondare tutti e tre. Vorreste dire che il bombardino da solo la claccia? Attenzione, perché è messo male. Però fa fuori uno, fa fuori l'altro. Da solo contro Dynamike. Non ho capito molto bene la dinamica della situazione. Però li ha devastati, ragazzi. Ma GG, veramente gran bella place. Più che altro volevo capire il momento in cui ha fatto sia la Piper che lui. Di qua con la ulti. Ah, praticamente la Viper si è suicidata. Grande Viper. Procediamo. Abbiamo delle emoji sparse qua là. Qua abbiamo 2 casse brawl e 3 enormi. Vediamo. Ok, tranquilli. Giustamente Penny, non bisogna parlare per Penny. Non era molto content. Se avessero trovato subito dopo un altro sarebbe stato molto content. Ma vediamo, cassa enorme, attenzione. Non vediamo gli skip, però c'è un 31, quindi è per forza luminoso. Abbiamo anche Jackie. Ancora i nostri amici sono tranquilli. 35, ancora schippettino? E per il corvo un po' di... Ho trovato corvo! Un po'
po' diversi. Procediamo. Abbiamo Tomar 753, 1500 coppe. Andate a creare il codice. Ovviamente andiamo a scrivere anche il codice segreto, ovvero use. Ah, un nuovo codice. Ah, use code. Ovviamente linguaggio che si usa nel mondo della programmazione per fare degli hack incredibili. In effetti sto usando il codice RXR Joji Jop. Ah, Joji Jopi. RXR Joji Jopi. Procediamo ancora. Leggendario. Ah, ecco, ok, leggendario, almeno ha scritto bene. Vabbè, ragazzi, vediamo un po' se questo code RXR Joji Joji Leggendario effettivamente porterà. Porta un otto pazzesco! Cosa, c'è anche un leggendario? Ti giuro, zii. Vai, gadget, ovviamente. Poi, oh. Beh, abbiamo un Carl che comunque si è risaputo. E poi, c'è un leggendario per forza. Per forza, con questo codice use code RXR Sosi Popili, come era Sosi Jopi. Pazzesco proprio. Oddio. Piccolo infarto. Beh, comunque 1500 coppe è molto buono. Cassa bro, non ci credo. Procediamo. Non ci credo. È già successo. 72 coppe. Sì. 72 coppe. 72. Se lui lo dice ci possiamo credere, però non abbiamo 72 le prove. 72 coppe. Non ci credo. Ambra, 72. 72 coppe. 72 coppe. Quante coppe? Mi dissocio. Non ho capito le coppe. Mi dissocio. Sì, ma le coppe. È solo fortuna. Sì, ma le coppe. Ho trovato Ambra. Oh, sarà vero, fatemelo sapere voi nei commenti. Regà, per questo episodio direi che possa essere tutto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, primo link in descrizione, come stanno facendo loro. Vedete che sono qua su Twitch, che hanno visto il video in live, perché voi avete visto 10 minuti, ma in realtà l'episodio è durato ben un'ora e 5, quindi veramente molto bene. Ad ogni modo, per questo episodio direi che possa essere tutto. Un bel like, iscrizione con campanellina, tattica tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.